Se ti alleni da più di un anno, questo è un video che non ti puoi permettere di perdere, perché la maggior parte delle persone ha una malconcezione di cosa significhi un allenamento usciti dalla fase del neofita. Ora, se è la prima volta che vedi un mio video, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale ormai da lontano 2016, affronto il fitness approcciato dal punto di vista scientifico, quindi non come fanno la maggior parte delle persone che parlano per sentito dire o perché gli piaccia un qualcosa, o perché abbiano i loro metodi innovativi di allenamento non provati da nessuno studio scientifico. No, noi qui andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono, ciò che la biomeccanica ci dice e lo andiamo ad applicare nell'allenamento di tutti i giorni. Ora, come ho detto poco fa, la maggior parte delle persone ha una concezione sbagliata in merito all'allenamento superato lo stadio del neofita. Quindi magari dopo che una persona si allena da 1 o 2 anni, pensano che delle cose siano importanti quando non lo sono, o in alcuni casi ritengono che alcune cose siano più importanti di quanto in realtà siano. Per esempio, la questione del volume. Dobbiamo parlarne. Cosa pensano molte persone? Pensano che mano a mano che si vada a progredire, e ti alleni magari da 3, 4, 5, 6, 7 anni, il quantitativo di volume, siccome sei più intermedio, più avanzato, debba andare ad aumentare. In realtà lo abbiamo già spiegato in un altro video e andavo a dare tutte le informazioni scientifiche, in questo caso le andiamo a riprendere. Noi cosa sappiamo? Sappiamo che mano a mano che andiamo a progredire, che quindi riusciamo a mettere massa muscolare, che quindi il nostro grado aumenta, grado in termini di esperienza, il quantitativo di fibre muscolari suscettibili all'aumento di massa muscolare va via via diminuendo. Quindi cosa significa? Significa che se sei un avanzato o comunque un intermedio, il quantitativo di massa muscolare che potrai andare a mettere proprio perché le fibre muscolari suscettibili all'ipertrofia saranno minori, sarà minore. E queste fibre muscolari che rimangono sono più suscettibili a provocare fatica centrale e sono più suscettibili al danno muscolare perché sono più glicolitiche. E qualora si andasse ad accumulare troppo danno muscolare, questo poi chiaramente andrà ad impattare negativamente sulla qualità e sui risultati che noi andremo ad ottenere negli allenamenti successivi qualora il danno muscolare fosse ancora presente. Per questo motivo, come avevamo già visto in un video precedente, mano a mano che la nostra esperienza in palestra aumenta, dobbiamo sempre più avere un lavoro di qualità, ricordandoci che ogni serie che noi andremo a fare porterà meno risultati della serie precedente. E quindi tutto questo per dire cosa? Che una prima malconcezione, dopo ce ne andiamo a vedere una seconda che è bella densa, quindi rimanete sintonizzati. Se non sei iscritto, hai già capito di che qualità di informazioni stiamo parlando, iscriviti. Un avanzato ha bisogno di meno volume rispetto ad un neofita. Un neofita può andare ad utilizzare più volume. Un avanzato che ha un quantitativo di fibre muscolari suscettibile all'ipertrofia ha bisogno di meno volume. Mentre un neofita potrà andare a fare anche un lavoro meno ottimale, un avanzato deve cercare di ottimizzare il più possibile. Poi attenzione, non è che non mettere massa muscolare se non ottimizza. Se vuoi ottenere risultati nel minor tempo possibile, che è sempre stata la missione di questo canale, devi prestarci attenzione. Ora, prima di andarne a parlare, hai già compreso di che livello di informazioni stiamo parlando. Devi sapere che io ho un percorso chiamato Scienza Dura, che ad oggi conta oltre 35 programmi di allenamento, che non sono schedine sfigate, ok? Sono veri e propri programmi per tutte le esigenze: casa, palestra, dai 2 fino a 7 giorni di allenamento a settimana. Ci sono programmi di specializzazione per il petto, per le gambe, per tutto il resto, oppure programmi bilanciati per tutto il corpo. Accedendo oggi da Scienza Dura si hanno oltre 35 programmi di allenamento, dove ciascuno dura minimo 12 settimane, ti dà il numero di serie, il numero di ripetizioni, le progressioni da andare a fare di settimana in settimana. Accedi ad una videoteca di oltre 300 video tutorial, le migliori esecuzioni dal punto di vista scientifico, quindi hai proprio tutto. Sarò io a dirti qual è il migliore ordine dei programmi per costruirti anni e anni, perché stiamo parlando di più di 4 anni di programmazione d'allenamento, la tua situazione. Paghi una volta e sei a posto, perché tutti i programmi futuri saranno inclusi gratuitamente. Se vuoi smettere di fare le cose a caso, la pagina presentazione giù in descrizione nei commenti, o puoi andare su questo link che ti metto qua, è il mio sito da cui poi trovi tutto. La seconda malconcezione che si ha mano a mano che si è usciti dalla fase del neofita, quindi ci si allena da almeno 1 o 2 anni, è il discorso della fase di stallo. Quindi una persona dice: Edo, io non riesco più a mettere massa muscolare, sono in una fase di stallo. Ecco, dobbiamo andare a distinguere la fase di stallo in due tipi. Il primo tipo è in termini di adattamento, e noi dobbiamo tenere in considerazione che ci sono 4 cose che vanno a ridurre l'attivazione delle fibre muscolari, quindi il reclutamento delle unità motorie. Punto numero 1: alte ripetizioni. Le alte ripetizioni vanno a far accumulare più fatica a livello di sistema nervoso centrale, e quindi è importante prestare attenzione a non andare ad utilizzare in grande quantità. Punto numero 2: tempi di recupero. I tempi di recupero troppo bassi, sotto i 2 minuti, di nuovo ti vanno a far accumulare più fatica. Punto numero 3: esercizi che coinvolgono tanti gruppi muscolari contemporaneamente. Ancora c'è questa concezione che un
esercizio coinvolge tanti gruppi muscolari, meglio sia. In realtà non funziona in questo modo. Noi, soprattutto superati i primi anni di allenamento, vogliamo esercizi che vadano a permettere al muscolo designato, tra l'altro nel momento sta addirittura piovendo nel deserto, assurdo, noi continuiamo, non ci fermiamo, vanno a far accumulare più fatica di esercizi che non coinvolgono tutti i gruppi muscolari, senza però darti più benefici. Quindi attenzione a farne un grande utilizzo. Punto numero 4, andarsi ad allenare quando ancora non si è eliminato il danno muscolare della sessione precedente. Questo è un altro dei problemi, ovvero che si va ad allenare un muscolo troppo frequentemente prima che il muscolo abbia dissipato il danno muscolare. Attenzione! E tutto questo cosa va a portare? Va a portare a te ad un punto tale che dici: Edoardo, io non riesco più a progredire negli esercizi, sono delle settimane, sono dei mesi e i miei carichi non tendono ad aumentare. Ecco, queste cose qua sono cose a cui devi prestare attenzione per evitare che si presenti la fase di stallo. E mentre in un neofita questa cosa qua magari vale meno, mano a mano che si avanza con l'esperienza è una cosa fondamentale a cui prestare attenzione. Altra cosa molto importante da sapere cos'è è che comunque con il passare del tempo arriverai a un punto tale che le fibre che vai a reclutare con un determinato esercizio saranno massimizzate e quindi sarà necessario cambiare l'esercizio. Ricordiamoci che però non dobbiamo andare a cambiare l'esercizio troppo frequentemente, perché altrimenti non riusciamo a tracciare la progressione e se vi sia un potenziale aumento di massa muscolare. Punto numero 2 molto importante riguardante sempre la fase di stallo è quella non in termini di adattamento. Devi sapere che infatti il progressive overload, quindi il miglioramento di allenamento in allenamento, potrebbe non avvenire in termini di carico, di ripetizioni o di qualità dell'esecuzione per via della fatica. E attenzione qui, molto spesso le persone pensano che andare a fare una settimana di scarico vada a portare massa muscolare. In realtà non è così. In realtà se tu hai un eccesso di fatica che ti sta andando ad impedire la progressione, significa che ti stai andando ad allenare troppo. E una dimostrazione che tu ti stai allenando troppo, se sei in una fase di stallo, cos'è? Andare a ridurre il volume e la frequenza di allenamento, o una delle due, da quando ti rivedrai di nuovo progredire. E ecco, non è che questa è una fase di stallo, è che prima ti stavi allenando troppo, quindi magari qualche settimana sei riuscito ad andare avanti, ma poi sei stallato. Invece se tu con il volume nuovo che hai trovato e ti ha dimostrato che ti stavi allenando troppo continuerai, vedrai che la progressione vi sarà per più tempo rispetto a quanto abbia portato il volume maggiore o la frequenza maggiore che stavi facendo prima. Quindi ricapitolando tutto questo, un avanzato ha bisogno di meno volume rispetto ad un neofita e rispetto ad un intermedio. Punto numero 2, stai attento alle alte ripetizioni, ai bassi tempi di recupero, agli esercizi che coinvolgono troppi gruppi muscolari contemporaneamente e a non avere una frequenza troppo alta, quindi non allenare un muscolo troppe volte a settimana. Se arrivi ad una fase di stallo potresti star seguendo un programma non ottimale e quindi abbassa il volume, abbassa la frequenza fino a quando rivedrai di nuovo una progressione di allenamento in allenamento. Se vuoi smettere di allenarti, passami il termine, a cazzo di cane, entra in Ascienza Dura, come dove dicevo sono 35 ad oggi, perché poi tutti quelli futuri tu li hai inclusi gratis, programmi di allenamento dove non sono schedine sfigate come quelle che ti danno in palestra, ma sono veri e propri percorsi di settimana in settimana, ti dicono cosa fare, il numero di serie, il numero di ripetizioni, il tempo di recupero. Ci sono più di 4 anni di programmazione d'allenamento, quindi è un percorso che ti durerà per sempre, perché poi ne vengono continuamente aggiornati. È il mio supporto giornaliero, così ogni domanda, ogni dubbio, ti togli tutti i dubbi. E ci sono programmi bilanciati o programmi di specializzazione per tutte le parti del corpo, spalle, braccia, gambe e tutto quanto, programmi per la palestra e programmi per la casa. Ogni programma poi ha le sostituzioni, quindi la puoi utilizzare sia per la casa che per la palestra. Comunque trovi la pagina di presentazione con tutte le informazioni e ti ricordo che puoi prendere anche un singolo programma d'allenamento e poi ti fai l'upgrade dopo pagando solo la differenza, quindi zero rischi, un programma d'allenamento ti costa meno di un'uscita fuori a cena da solo. Veramente smetti di fare le cose a caso, ottieni i risultati, la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti. Se in alternativa invece vuoi un programma d'allenamento personalizzato, c'è anche questa possibilità per chi vi ricerca proprio il massimo. Per tutte le domande o per i programmi personalizzati, e comunque ti danno accesso poi a un supporto a vita, non un mese, due mesi, tre mesi, paghi una volta nel mio supporto a vita, scrivi a questa email qua, scrivi a questo numero WhatsApp che ti risponderà Alessandro, il mio assistente, a tutte le domande del caso. Iniziamo a fare le cose seriamente. Ciao a tutti, ci vediamo come sempre a luna, sempre qui su YouTube. Ciao a tutti.